L'ospite di oggi, Fabrizio Mazzotta, voce dell'infanzia di tutti, Krusty il Clown, Eros di Pollo, il mignolo del mignolo col prof, insomma, una marea di personaggi. E qui di fianco a me, il mio braccio sinistro, il mio ginocchio valgo, Frecht. Salve, sono qui sempre un parte del corpo, quindi importante come tutte. Tutte le parti sono in parte. Vai con la prima clip. The board members. You killed them. We killed them. Your little accident in the laboratory. Performance enhancers. Bingo. Me. Your greatest creation. What you've always wanted. Or imagine if he joined us. William Defoe è il male. Norman Osborn. Mamma mia. E in italiano, tra l'altro, era Francesco Pannofino. Come no? Anche lui è male. Bravissimo. No, già si doppiava da solo perché era sia buono che cattivo, quindi era doppio. Ah, vediamolo in italiano. Il consiglio d'amministrazione dell'Oscorp assassinato. Li hai uccisi tu? Noi li abbiamo uccisi. No. Il tuo incidente nel laboratorio. Gli incrementatori di prestazioni. Bingo. Eccomi. La tua eccezionale creazione. Provo a darti quello che hai sempre voluto. Io. Esiste uno solo che può fermarci. Ma la risata. No, l'ha rifatta, l'ha ridoppiata. Ah, sì, okay. Lui è stato molto bravo, Francesco Pannofino, perché chiaramente lui è un bravo attore. Ha rifatto le intonazioni dell'originale, ma quello che ha rifatto, ha colto, è che in originale William Defoe ha un timbro di voce diverso. Sì. Non solo le intonazioni, chiaramente da buono a cattivo, proprio ma gli cambia la voce. È più roca quando fa Goblin e più leggera. No, ma cosa dici quando fa Norman? E l'ha colto, insomma, l'ha rifatto. Visto che William Defoe parla anche lui in italiano, saprà in italiano, molti attori capita, attori che doppiano diversi personaggi in diverse lingue, capitano che questi personaggi qui si autodoppiano diversi, cioè la so. Allora facciamo così, okay, va bene. Ti doppio, vai. Siccome ci sono degli attori che parlano tante altre lingue, che ne pensate del fatto di quando questi attori si ridoppiano in quella lingua che loro conoscono, tipo Banderas che si è doppiato in più lingue, che pensano di conoscere, perché io me ne accorgo subito. Nel caso di Banderas era anche simpatico che avesse doppiato in italiano Il gatto con gli stivali, anche se nel secondo film così non è stato, non è Banderas. Nel primo con Shrek è Massimo Rossi. Ora tu, orco, implora pietà. Nel gatto con gli stivali è Banderas. Sì. Non vi conviene far arrabbiare il gatto. Nell'ultimo gatto con gli stivali, il 2, è Diego Suarez. Sono il gatto con gli stivali! Ah, non lo sapeva. Che è di madrelingua, Diego. Sì, sì, sì. Spagnolo. Beh, sì. E devo dire che ha fatto un buon lavoro. Beh, William Defoe parla italiano, ma non sa recitare in italiano. Certo. Sono due cose diverse, no, eh. Certo. Se proprio vogliamo prendere un altro che sa parlare più lingue, è Marco Mede quando fece Roger Rabbit. Bravo. Lo doppia in italiano e in spagnolo. Mia adorata Jessica, in quante guise t'amo, lascia che io le enumeri. Mia adorata Jessica, querei saber como osamo contare todos los modos. E sì, fece il provino anche per quello francese. Sì, che... E devo dire, io ho sentito quello spagnolo, bravo, Rigov. That all shall be forgot, but he'll remember with advantages what feats he did that day. Then shall our names, familiar in their mouths as Ma Ewan McGregor? No, è Kenneth Branagh. We happy. Ma non ha le labbra. We band of brothers, for he today that sheds his blood with me shall be my brother. Be he ne'er so vile this day. Se sono disegnate sta. While Zenny speaks, that thought with us upon St. Crispin's Day. Shakespeare. Sì, no, Shakespeare. Anche no, perché no, fin qui. O lo reciti così Shakespeare o Da vecchi si dimentica. E come gli altri egli dimenticherà tutto il resto, ma ricorderà con grande fierezza le gesta di quel giorno. Tonino. Allora i nostri nomi, agli familiari come parole domestiche, e mai da quest'oggi fino alla fine del mondo, senza che noi in esso non saremo menzionati. Noi poveri, noi felici, patria, si sentiranno maledetti per non essersi trovati oggi qui e menomati nella loro virilità, sentendo parlare
Tonino a colla. Sì, Tonino era veramente bravo. Giovanissimo, ma straordinario. E faceva delle cose eccezionali al leggio, perché lui metteva vicini 6, 7, 8 fogli e doppiava e quasi. Andava. Sì, andava, sì. E bravissimo, cioè buona la prima. Adesso non so in questo caso che è una scena più complicata, però veramente era fenomenale. Tu ci hai lavorato tantissimo, sì, con i Simpson. Sì. Con ma neanche tanto, perché lui in realtà ha diretto la prima stagione dei Simpson, o la seconda o la terza ha lasciato, è stato accreditato lui, ma in realtà erano altri direttori di doppiaggio. Però so che lui faceva l'adattamento comunque. Sì, sì, tanti sì. Colpi di genio dei Simpson vengono dalla sua... Sì, mi pare che Mitico fosse suo, cioè nel senso alcune parole che diceva Homer possono raggiungere da lui, invece lui... Mitico, ciucciati il calzino. Bagarosso. Bagarospo. Era geniale. Sì, tante sì. cose. Era creativo. Possiamo dirlo che la versione italiana è più bella della versione originale di Simpson. Vabbè, sì, sono cinque voci, sono tutti uguali, che parlano allo stesso modo. Chi dice che non li riconosce... Non lo so, sicuramente la versione italiana di Simpson è migliore di quella tedesca, per esempio, che ho sentito. troppo. Però insomma, ecco, Tonino passava dal doppiare Homer a doppiare Shakespeare. E come lo recitava, come? Cioè. Cioè adattare Shakespeare come adattare in inglese Dante, no? Com'è il risultato? Ah, lì è difficile, perché uno, la cosa che farebbe istintivamente, prendi, che ne so, un libro tascabile e vedi la traduzione di Enrico V, Romeo e Giulietta, quello che c'è. Certo, perché se loro recitano quello che è scritto nel libro, teoricamente tu dovresti recitare quello che è scritto nel libro italiano. Ma il sync ovviamente non corrisponde, perché il testo è una cosa e la recitazione dell'attore è un'altra. Per cui lì devi fare un'opera di creatività, ma restando fedele al sommo vate che Shakespeare. Che è difficile, bello complicato. Vediamo un po' che abbiamo. Questo mi pare di... Sì, anche secondo me lo conosco. Hey kids! Summer's just around the corner and Krusty Burger is the official meat flavored sandwich of the 1984 Olympics. Coochie coochie coo! It's all part of our Krusty Burger Olympic sweepstakes. Just scratch off the name of the Olympic event on your game card, and if America wins a gold medal, you win a free Krusty Burger! And cut. Avete messo un intero episodio? Quasi, okay, sì, praticamente. In un minuto hai fatto 50 righe. Esatto, cioè, sì. Parla veramente a manetta. Ma parla, ma poi Krusty in genere nel giro di un minuto fa 20.000 espressioni. Infatti anche qui. Sì, anche qua ride, piange, sbuffa, urla, poi si rimette giù. Fa 20.000 cose, parla in ebraico, canta. Questo è difficile. È tosto, vediamola in italiano. Ehi ragazzi! L'estate è dietro l'angolo e il Krusty Burger è il panino ufficiale. Burger. Burger. Cucci, cucci, cucci. Fa tutto parte del nostro Krusty Burger concorso olimpico a premi. Basta grattare il nome della gara olimpica sul vostro cartoncino e se l'America vince una medaglia d'oro, poi vincete un Krusty Burger. E stop! Datemi da bere, presto! Presto! Krusty Burger, mi pare di ricordare che l'abbiamo dovuta rifare perché io ho detto burger, ma volevano burger, mi pare di ricordare. Ma come mai? Perché lo sta anche Man in Black. Quando dice Man in Black. Non voglio neanche ragionarci, io obbedisco. Sì, tu, no, guarda, veramente arrivi a un punto delle cose. Sì, sì. Questa la diciamo così, ma perché? Ma perché? Burger. Tu dici, diciamo burger. Non c'ho voglia. Esatto, non c'ho voglia. Ma ti anni che doppi Krusty? 35 anni che doppio Krusty e sono uno dei pochi, siamo rimasti in tre, che doppia il proprio personaggio dall'inizio della prima stagione fino a quest'ultima, che è appunto la 35esima. Tu, Lisa Simpson. Esatto, Monica Ward e il signor Barnes, Sandro Iovino. A me fa ridere che Sandro Iovino 35 anni fa doppiava un signore anziano. No, è ancora. È ancora sa spigne. Ya molla, come si dice a Roma. Fabri, ma scusa, non siete quattro? Non è... Winchester ha cambiato voce? Sì. Prima non era Angelo Maggi. No, prima era Enzo Avorio. La prima stagione. Tra l'altro, Sandro Iovino, così per dire una cosa, oltre al signor Barnes, è anche il replicante di Blade Runner. È il monologo del. Esatto. Ne ho viste cose, ho viste che, voi cose che voi umani. Colla era notoriamente un ritardatario. Ma non ritardare 10-20 minuti, ritardava anche di un giorno. E non è una battuta. E tant'è che una volta andai al turno dei Simpson, convinto di trovare a colla, perché questa era la normalità. Tonino ritardava 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora, un'ora. Ho detto, ragazzi, qua però
bisogna lavorare. Ho detto, beh, adesso comincio a doppiare, però quando verrà Tonino sente quello che ho fatto e se c'è qualcosa che non va bene si rifà, chiaramente. Ah, comincio il turno, vado avanti, si era fatto mezzogiorno, il turno era finito, di Tonino non se ne è avuta traccia e basta, il turno l'ho fatto da solo. Ma scusi, ma il giorno dopo è arrivato dicendo, beh, non lo so, evidentemente andava bene perché poi non mi hanno richiamato. Ragazzi, non abbiamo reagito solo alle clip che state vedendo in questo video, ma ci sono delle altre clip, delle ispezioni speciali, delle cose un po' più particolari che potete trovare nella sezione abbonati. Andate nella sezione abbonati, abbonatevi ovviamente, e potete vedere tante cose in più. Ne abbiamo presi molti, vero? Sì, dovrebbero essere sufficienti. Abbiamo sbagliato a lasciare l'altro cestino custodito, se qualcuno li assaggia si troverà nei guai, sono funghi speciali, chi li mangia scoppia a ridere e non si ferma più. Ah! Non credo, se non era lì che abbiamo lasciato gli altri funghi. Lui li avrà mangiati e ora sta morendo dalle risate. Andiamo! Guardalo come ride, ci credo, gli ha fatti fuori tutti quanti. Non ce la faccio più. Cerca di resistere ancora un po', troppo con la medicina sarà pronta. I funghi di Amsterdam, possiamo dire. Sì. Parliamo dell'82, credo, qualche mese fa. Io ricordo che uscivo da scuola e andavo alla Fonoroma, così si chiamava, a doppiare Pollon. Una sala di doppiaggio enorme che si chiamava Sala O, perché dentro questa sala entrava un'intera orchestra che a volte appunto suonava in diretta per i film. Ma dai. A proposito, sai che c'è la gag, c'è la scena di Pollon in cui lei dice sembra talco ma non è... È cocaina. Ma quella roba lì non era nella versione originale, vero? No, era nella versione originale e non è un'idea di Hideo Azuna, cioè l'autore di Pollon. È un'idea questa qua del regista della serie animata, mi pare che si chiami Touji, una cosa simile, che era un pazzo. Beh, messi i funghetti allucinogeni. Sì, anche tutti gli animaletti, nel manga non ci sono, sono la sua idea, del regista. Ha cambiato tutto. Beh, sì. Era un pazzo anche l'autore del manga, perché sì, ricordiamoci che a un certo punto ha mollato la famiglia per fare il barbone. Infatti sì, c'è la storia, sì, Diario della mia scomparsa, che racconta questo. Non ho capito, ha fatto questo. Aveva dei problemi, aveva depressioni, beveva. A un certo punto ha mollato tutto, professione di mangaka e famiglia, è andato a vivere nei boschi come un vagabondo per diversi anni. Poi dopo tanti anni ha ripreso a disegnare, ha fatto appunto questa autobiografia che raccontava appunto la sua vita da vagabondo, e poi pochi anni dopo, ahimè, è morto. Chissà come mai. Per cirrosi, credo. Ah, vedi? Io ti dirò, molti hanno imparato i miti greci da Pollon, perché a scuola sono noiosi e chi se ne frega. Invece con i cartoni animati le cose arrivano ma più con facilmente. I cartoni animati sì, anche... Tra l'altro, nell'anime, ovviamente sono giapponesi e anche lo stesso Azuna diceva ma io scrivo delle cose così a casaccio, anche se non ero ligio alla mitologia, non mi fregava niente, l'importante è che tutto fosse divertente. Invece in Italia abbiamo fatto le cose un po' meglio, per cui abbiamo uniformato tutti i nomi in greco. Non latino. Non Giove, ma Zeus. Zeus, non Giulone, ma Era, e così via. Bomba ragazzi, siamo in Portogallo e sto facendo uno shooting fotografico per Prozis. Tra l'altro ne approfitto per mangiare dell'ottimo beef jerky che anche voi potrete avere con il codice sconto MERLUZ10. Cioè avrete il 10% di sconto sul sito. Ora perdonatemi ma devo tornare a farmi immortalare in tutta la mia incredibile maestosità mentre mangio la carne. Ho una clip che mi hai richiesto tu perché è particolarissima. Sì, questa è la mia shock dell'infanzia. Papà, cosa? Mi dispiace di averti spaventato. Quello che vedi non sono io. Ho immagazzinato nel computer tutto quello che conosco nell'eventualità di una disgrazia. Ho bisogno già di parlare con te di qualcosa di molto importante. Per questo ti ho chiamato, Hiroshi. In realtà è affacciato lui, per come è disegnato è affacciato. Esatto. Hiroshi, che voce giovane. Sei tu, Jig, il robot d'acciaio. Quando avevi appena 3 giorni di vita, tentai un esperimento su di te, Hiroshi. Padre dell'anno. Sei stato per una settimana tra la vita e la morte. Imika non è un nemico da prendere alla leggera. È lei che mi ha fatto uccidere. Hiroshi, giura che difenderai il genere umano con tutta la tua forza. Lo giuro. Presa di responsabilità veloce, Romano Malaspina. Allora, qui la mia turba adolescenziale è che io, che seguivo molto Gig, mi piaceva tantissimo, mi ricordo che non vado a scuola perché c'era la puntata che si capiva chi fosse sto cavolo di Hiroshi, e Hiroshi dice al padre, ma papà, ma io chi sono? Boni, ora lo dice, ora lo dice, finalmente scopriamo il segreto. Tu Hiroshi, tu sei come Superman. E io, ma che
cavolo vuol dire? E sono rimasto con questa cosa, questo dubbio, questo malessere interiore. Poi dopo ho capito che probabilmente era: tu sei un cyborg, hai avuto un incidente con la macchina, stai a pezzi, ricostrui tutti i tuoi pezzi cibernetici e quindi sei in grado di trasformarti in giga. Esatto, che è quello, quindi, che puoi. È un errore di traduzione, di adattamento. Ma come mai questo errore, secondo te? Può essere di tutto, non lo so. O magari è un errore di traduzione già alla base. Noi, per esempio, quando doppiamo Goldrick, è un amico più in francese, non dal giapponese. Per cui magari in questo passaggio il famoso Atlas Ufo-Robot. Atlas Ufo-Robot, per in Italia si chiamava Atlas Ufo-Robot. In realtà il termine Atlas non è altro che diario, guida. Era guida. L'agenda dei nomi. Ma quindi hai doppiato anche Goldrick? Sì, sì. Paolo. Mizar, il piccolo Mizar. Il bambino. Io sarò al tuo fianco, Actarus, e lavorerò per la pace di tutto il mondo. Vado a prendere un po' d'acqua. È vero. Come no, come no. E l'hai anche ridoppiato? No. Era lì, no, che ti volevo. No, ma la faccio breve. Insomma, i giapponesi a un certo punto volevano ridoppiare Goldrick perché volevano una traduzione fedele e io ho diretto la serie TV. E volevano però le voci originali, cioè la prima versione italiana. Poi erano passati anche lì 38-40 anni. Hanno voluto Malaspina, Rosalinda Galli, Elio Zammuto e compagnia bella e volevano di nuovo me a doppiare Mizar. Io mi sono rifiutato perché sono passati 40 anni, non riesco a fare. E invece Koji Ryo l'ha fatto lo curatolo. No. Perché avevamo già fatto in precedenza un film con Koji e per cui per una sorta di uniformità abbiamo richiamato Vidale. Ok. Quindi l'unico poverino che non è stato richiamato è lo curatolo. Ma io mi sono rifiutato perché non potevo fare un bambino di 10 anni. Non ho anche fatto il provino, eh. Io, e sì, Arteus, certo, deficiente. Sì, sì. E lui dice: no, no, sì, è bravissimo. No, no. Oh, guarda cosa c'è qui. Your fault. What's my fault? Too much drinking. Too much drinking was because of you, Missy. I don't feel good. I had to sleep on a diagonal because the vertical made me want to throw up. Don't throw up. I might throw up. You can't throw up. I'll probably throw up. If I hear you throw up, I'm going to throw up, and I don't want to throw up. So close the door. Close what door? The bathroom door. I don't have a bathroom door. Then you can't throw up. I'm not going to throw up. Good. Although you might when you hear this. Hear what? Well, apparently there were some members of the press there last night. No. And a few of them caught your act and thought... No. A career suicide set takes down an icon. Newcomer Amanda Gleason, don't bother learning the name, mysteriously decides to skewer an American treasure, Sophie Lennon, last night at the Gaslight Cafe. Who invited them? I did. Why? Because I had no idea it was seppuku night at the Gaslight. Sta serie è meravigliosa. La mia amata Mrs. Mason. Geniale. Quante stagioni hai diretto? Cinque stagioni belle. Questa mi sembra che tratta questa clip dalla quarta stagione, mi pare. Bella, e ci ho anche vinto dei premi come direttore del doppiaggio. Giustamente. Io e anche alcuni miei colleghi. Ci sono anch'io, tra l'altro. Esatto, sì, sì, sì. Che doppi, come si chiama? Zachary Levi. Appuntamento con un dottore. Ma dove sei stata finora? 113esima Riverside Drive. Tu vuoi sposare mia figlia? Con il suo permesso voglio farlo. Che io, tra l'altro, ero convinto, perché sta serie è molto bella ma anche molto strana, perché a un certo punto tu segui le vicende dei personaggi e a un certo punto sei portato a pensare che la storia continui in un determinato modo e anche il tuo personaggio era convinto che continuasse e invece poi a... no, e poi all'improvviso tum, sì, di botto hanno una scena che cambia tutto. Doveva fascia zamme, sì, esatto, la fascia zamme evidentemente. Quindi... sì. Ma vediamola in italiano. Abbiamo bevuto troppo. No, signorina, è tutta colpa tua. Non mi sento bene. Ho dovuto dormire in diagonale perché supina mi veniva da vomitare. Ora non vomitare. Potrei vomitare. Non puoi vomitare. Probabilmente vomiterò. Se ti sento vomitare, vomito anch'io e non voglio vomitare. Quindi chiudi la porta. Quale porta? La porta del bagno. No, no, la porta del bagno. Allora non puoi vomitare. Non vomiterò. Bene. Ma forse lo farai tu dopo questo. Dopo che cosa? A quanto pare c'erano dei membri della stampa ieri sera. No. Alcuni di loro hanno visto il tuo numero e hanno pensato. Un numero da carriera suicidio distrugge un'icona. La novellina Amanda Gleason, non disturbatevi a impararne il nome, ha deciso di trafiggere un tesoro americano, la nostra Sophie Lennon, ieri sera al caffè Gaslight. Chi li ha invitati allo spettacolo? Io. Perché? Perché non sapevo che fosse la serata del seppuku al Gaslight. Beh, ma Valentina per me è proprio fuori classe. Sì, 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 sì. Ma Valentina è veramente molto attenta, precisa. Ecco, abbiamo fatto fortunatamente una direzione del doppiaggio, una lavorazione con i tempi più o è meno vero. Giusti. Sì, 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 sì. Andiamo tranquilli. E Valentina ogni volta: no, ma aspetta, risentiamola. Forse è meglio farla così, forse è meglio farla colà. Bello, mi è piaciuto. No, ma lei ci stava molto tanto dentro, sì, il personaggio. Sì. E anche lei credo che abbia vinto un premio. Sì, più di uno. Sì. Valentina, sì, devi venire ospite.
Un po' di no. Sì, sì. Difficoltà particolari? Beh, loro proprio tutti i personaggi parlano velocissimi, dicono delle cose difficilissime e questa velocità devi anche mettere dell'intenzione, del colore, perché dicono anche cose o divertenti o importanti, per cui veramente era difficile e Valentina è stata veramente brava. Insomma, complimenti ai miei attori. Quando è finita io si è spezzato il cuore. Beh, un bel viaggio. Sì, un bel viaggio e un bel finale, devo dire. È meglio finirle con un buon finale che mandare avanti finché le iniziano ad odiare. Certo. Esatto, ce ne sono tante di stagioni così. Supernatural, impara. Guarda, ho fatto in tempo io a doppiare un cattivo tipo nella 14ª stagione. Guarda cosa c'è. From here on out, we can no longer be friends. And when we talk about, we must only discuss work associated things. And you can consider this my retirement from comedy. And in the future, if I want to say something funny or witty, I will no longer ever do any of those things. Does that include That's What She Said? Mm-hmm. Yes. Wow, that is really hard. You really think you can go all day long? Well, you always left me satisfied and smiling. So. That's what she said! Michael, please. Non mi ricordo il doppiaggio. Lui dovrebbe essere Vittorio Guerrieri, se non sbaglio. Strano, perché solitamente Steve Carell lo fa Massimo De Ambrosis. È vero. Da questo momento in poi non possiamo più essere buoni amici. E che se parliamo fra di noi possiamo discutere solamente di cose relative al lavoro. E quindi consideratelo l'annuncio del mio ritiro dalle scene. In futuro, se avrà voglia di fare uno scherzo o una battuta, sappiate che non potrò fare mai più nessuna di tutte queste cose. Compreso anche disse la ragazza? Mm-hmm. Sì. Ma questo sì che mi sembra duro. Mi hai sempre lasciato sorridente e soddisfatto. Disse la ragazza! Michael, per favore. È il solito. Ride sempre come la prima volta. Vittorio Guerrieri è uno che doppia Ben Stiller da 30 anni. Sì. Quindi vuoi che non ci abbia dei tempi comici che... Certo. Insomma... L'unica cosa che, tra virgolette, è particolare nel doppiaggio di The Office, secondo me, è proprio per il fatto che si è girato come se fosse una presa diretta. Quindi il doppiaggio a volte... ho capito. È difficile da collocare nello spazio... Sì. Del video, no? Proprio per questo discorso qui. Questo certo è difficile riprodurlo. Perché comunque il doppiaggio, seppur fatto bene, ovviamente è un'altra cosa, è una cosa aggiunta. Per cui già di per sé ha un suono diverso, è una cosa diversa. Per cui non potrà mai riprodurre appunto la presa diretta dell'originale. Però sì. Devo dire. Poi, se i doppiatori, insomma, non sono... Abbiamo sentito due bravi doppiatori, abbiamo sentito. Se fa ridere come la scena originale, secondo me ha accentrato i personaggi. Noi abbiamo riso. Sì. Fa un po' strano il disse la ragazza, no? Perché il That's What She Said, diciamo che in America è anche un modo di dire, è come quando Paolo fa così una la mangi. Che è un po' il nostro... Le banane. Che siano due banane, che siano due di qualcosa. Comunque Paolo dice così una la mangi. In italiano mi dicono che il corrispettivo di That's What She Said è Come disse Cicciolina. Sì, esatto. Io la prima volta del Come disse Cicciolina lo sentii dire... Ah, ho capito, i Turbolenti. I Turbolenti. Gianluca dei Turbolenti dice, Come disse Cicciolina. Quindi non so se... fa parte già da prima o comunque quanto prima di Cicciolina era impossibile. Vabbè. A meno che non fosse stato un destino predestinato e quindi non possiamo dire nulla. Tra l'altro Vittorio appunto bravo nelle sitcom, nelle cose brillanti. E Vittorio, questa non so quanti la sanno, a proposito di anime, è stata la voce di Mecha in Mazinga Z. C'era Boss, sì, e poi due scagnoli. Nuke e Mucha. Lui mi sembra che fosse Nuke, era Vittorio. Lo sapevo, queste cose che scoprono all'improvviso. Damblè, come dicono. Damblè. Anche a me piace il Gondomblè. Buono. Beh, abbiamo chiuso con una clip molto particolare. Non avevamo mai parlato di un doppiaggio fatto sullo stile documentaristico, perché i documentari vengono doppiati in voice over, cioè lasciando la traccia originale sotto e parlandoci sopra, perché non sono attori. Secondo me l'unica cosa che può salvare il doppiaggio di una cosa del genere è un adattamento forte, perché a quel punto chi usufruisce della lingua italiana, perché non lo
vuole vedere in inglese, ci stanno, almeno deve usufruire della miglior traduzione possibile, del miglior adattamento. E anche in effetti una buona recitazione che sappia un po' avvicinarsi al buttato via, loro sono tanto realisti, naturali, certo, no? Come recitazione, certo. Grazie Frank di essere stato mio ospite. Ah, beh, ma a proposito, volevo dirvi che nel suo sito Saldapress è uscito un bundle bellissimo, Frank Tony, cioè Frank Palloni, un po' come Barbenheimer, dove c'è il mio fumetto che è disegnato insieme a Luca Albanese e Burn Baby Burn del mio cerimonio amico Lorenzo Palloni. Perché le facciamo insieme, a parte per dimostrare che io sono più bravo di lui, poi perché c'è un prezzo speciale e ci sono anche delle stampe bellissime e anche dei video dietro le quinte. Quindi andate sul sito Saldapress a prendere Frank Tony, che è un bellissimo bundle. Io l'ho letto e ve lo consiglio perché è bello. Io no, perché questo è mio, me l'ha portato oggi Frecht. È vero. E tu, io scusami, l'ho letto. Scusami. Me l'hai fatta la dedica? Certo, te l'ho fatta la dedica. A Maurizio, spero che il tuo sogno di diventare Godzilla e distruggere Pescara possa realizzarsi, credici. Buona amici di Pescara, è una celia. Io amo Pescara. Ama Pescara. Amo Pescara, nonostante Merluzzo. Infatti non potrei mai distruggere una città che ci regala gli arrosticini. Quindi. Ma infatti è burla, si scherza. Fabri, tu hai dei fumetti invece che stanno per uscire? Sì, io per l'edizione Annexia. Perché anche, non l'abbiamo detto, è anche fumettista Fabrizio. Ebbene sì, è la mia passione principale. Io per l'edizione Annexia c'è un volumetto, Fiabe proibite, con Porfirio, che è un coniglietto che interagisce con conigliette, orsettini, in maniera un po' scanzonata, ovvero sia porno. Si può richiedere appunto edizione Annexia o anche insomma nelle varie manifestazioni di fumetti si può trovare questo albetto pruriginoso. Tutte le R ci metto. Vi lasciamo il link per poterlo acquistare. Fabri, grazie mille di essere stato mio ospite, grazie, sono stato davvero voi. Contento e vi lascio in descrizione tutti i link necessari affinché voi possiate svolgere le vostre mansioni e noi ci vediamo al prossimo video. Ma guarda un po' chi c'è. Sì, lo so che stai per cliccare abbonati. E fai bene, perché grazie all'abbonamento potrai avere tantissimi vantaggi pazzeschi. Provare per credere.